Questa è la storia di una strada abbandonata diventata sentiero, della tenacia di chi l'ha voluta e non l'ha vista completare, di biker che l'hanno resa leggendaria, di sentieri attrezzati che si snodano su una montagna a picco, sul lago di Garda, di un forte mimetizzato nella roccia che ha sbarrato la strada a Garibaldi nel 1866 e all'esercito italiano poi. Ad accompagnarci sulla Ponale ci sono Ludovico, Donato e Marco. Marco Matteotti è oggi il vicepresidente della SAT, la società degli alpinisti tridentini. Il suo primo lavoro fu di autista della corriera su questa strada, che un tempo era a doppio senso, un'impresa epica. Avevi sempre le persone che stavano dal lato verso il lago, che guardavano inorridite perché vedevano direttamente l'acqua sotto, e li vedevi tutti spostarsi come in moto, cioè facevano, equilibravano la corriera verso l'interno, e quella era l'ultimo tunnel da cui si usciva, e poi c'era l'applauso quando, come adesso, si atterra con l'aeroplano. Era il 1989 quando l'ultima corriera percorse la strada della Ponale, strappata alle rocce un secolo e mezzo prima per collegare la Val di Ledro a Riva del Garda. Quella strada oggi è un sentiero tra i più frequentati d'Europa, d'estate ma non solo. Passeggiata romantica e attrazione per biker spericolati. Non abbiamo un calcolo preciso perché non abbiamo contapersone, però più o meno abbiamo così dei dati sui 300-350.000 passaggi annui, quindi è una cosa eccezionale per un sentiero. Di eccezionale c'è anche altro, che una volta costruita la galleria per la Val di Ledro, qualche chilometro più a nord, la Ponale ha rischiato l'abbandono ed è stata salvata da una mobilitazione popolare. Nel 1999 sono state raccolte la bellezza di 10.000 firme, di cui circa il 40% erano persone che provenivano dall'estero, e sono state raccolte 10.000 firme proprio per riaprirla, perché il rischio concreto era quello proprio di chiuderla definitivamente. Anche la provincia di Trento ci ha messo del suo, investendo in una particolare riqualificazione. Per i primi 3 chilometri è stato materialmente tolto l'asfalto e si vede benissimo dalle immagini, è stato proprio ritrasformato in sentiero, anche cioè visivamente in sentiero. Da allora, era il 2004, la Ponale è diventata uno dei luoghi più amati dai turisti dell'Alto Garda e un'associazione si è presa in carico la manutenzione ordinaria. Un angolo talmente suggestivo, raccontano, da finire verso fine 800 nelle prime cartoline illustrate, eppure quando fu concepita a metà del secolo, la finalità dell'opera era molto più prosaica: rompere l'isolamento della Val di Ledro che si apre proprio dietro queste rocce. Ci volle l'opera di un ricco possidente, Giacomo Cis, che investì le sue fortune, lui che era senza figli e parenti, per realizzarla. Le autorità austriache hanno detto alla popolazione locale: se la volete ve la pagate, e nel 1851, quando apre, vede proprio protagonisti le popolazioni locali, le comunità locali che si sono pagati materialmente la strada. Cis non vide mai la strada completata, ma prima di morire si fece trasportare qui in carrozza per osservare quel che aveva lasciato in eredità alla sua gente. C'è però una storia che la Ponale riserva solo a pochi fortunati. Basta una deviazione e trovi la struttura di un forte, forte Teodosio, la cui presenza nel 1866 scoraggiò Garibaldi, allora a distanza in Val di Ledro, a scendere direttamente a Riva del Garda, e nel 1915 presidiò l'ultimo lembo di territorio austro-ungarico. La funzione quindi di questa fortificazione è impedire a nemici di scendere dalla strada, controllare il lago ed eventualmente, se c'è uno sbarco di truppe italiane, colpire con le sue artiglierie le spiagge di Riva o di Torbole, colpendo così i soldati italiani alle spalle. Un vero labirinto di guerra su 5 livelli, scavato nella cosiddetta tagliata del Ponale. Ve lo mostriamo in esclusiva, visto che per inoltrarsi nel forte e godere di questi panorami serve il consenso della soprintendenza provinciale. Sulla montagna ci sono altri 2,5 chilometri di scavi in roccia fatti durante la Grande Guerra, e tutto questo grande complesso fortificatorio ha fatto sì che questa zona non è mai stata attaccata frontalmente dall'esercito italiano. L'obiettivo ora è riaprire questi cunicoli al pubblico, ma la guerra ha lasciato anche un'altra eredità su queste pareti rocciose. È un reticolo di sentieri, e su questi sentieri militari la società degli alpinisti tridentini, la SAT, ha ripreso e riattato i sentieri e mettendoli a disposizione di tutto il pubblico. E quindi abbiamo una zona che è molto innervata dalla sentieristica, e su un punto così panoramico come il Garda è un'attrattiva eccezionale per gli amanti della montagna. Pensate che per raccontarvi tutta questa storia abbiamo percorso appena 3 chilometri.